tutti. Mi chiamo Corrado Pirolo, mi presento. Io sono di fatto un vostro collega, nel senso che arrivo dal tecnico, sono diplomato ISEF, ho fatto personal, faccio preparatore atletico, sono anche titolare di 2 centri personal training e da una decina di anni mi occupo anche di quello che è il lato marketing, quindi una decina d'anni che sono dedicato anche a studiare la parte marketing specifica per il mondo del personal training. Noi oggi abbiamo un'oretta, in realtà dobbiamo accennare perché il discorso, perché veramente per sviluppare dei contenuti più importanti, più ampi, ci vogliono giorni, ok? Per cui cerchiamo di inquadrare l'importanza oggi di quello che è il marketing per un personal trainer, ok? Partiamo subito dalla costruzione di quattro cardini fondamentali che rappresentano poi i pilastri sul quale sta in piedi poi il business del personal trainer, ok? Faccio una premessa, ovviamente da tecnico so che qualche argomento, qualche cosa che oggi diremo sarà un po' lontano, no? Da quello che siamo abituati a sentire, a studiare, a fare, a pensare, ok? Però intanto se c'è anche qualche domanda possiamo rendere interattiva questa oretta, però è importante capire questa base sulla quale lavorare. Allora, i pilastri del business personal trainer sono fondamentalmente quattro. Il primo è il concetto di posizionamento o scelta della nicchia, ok? Quello che spesso si vede in giro è il cercare di proporsi come esperti nel benessere a 360 gradi, ok? Quindi sono esperto in rieducazione funzionale, preparazione atletica, pilates, yoga, tutto quanto, ok? Questo è un errore importantissimo. Perché? Perché l'obiettivo del marketing, che è l'argomento del quale stiamo parlando, è quello di arrivare a parlare con il proprio potenziale cliente, ok? Per parlare col proprio potenziale cliente e per essere ascoltati dal proprio potenziale cliente è importante lavorare su delle nicchie, ok? Altrimenti il contenuto di quello che diciamo è troppo dispersivo e non riusciamo mai a incrociare l'interesse del nostro cliente target. Oltretutto, identificando il cliente target, sappiamo anche dove andare a prenderlo, okay? Cosa dire per arrivare a incrociare i bisogni di questo cliente target, e di conseguenza più noi ampliamo questo argomento, questo focus, okay? Quindi tecnicamente estendiamo la linea dei nostri servizi e più siamo invisibili al mercato, anche perché da anni, ovviamente con l'avvento di internet, gli utenti sono travolti da una ipercomunicazione, okay? Quindi è sempre più difficile riuscire ad arrivare con la nostra comunicazione ai nostri clienti potenziali, okay? La scelta di una nicchia, noi stiamo parlando di marketing, la scelta di una nicchia non significa che poi io sul campo escludo, okay, tutta un'altra serie di clienti. Significa che però per sviluppare il mio business, quindi per farlo diventare importante, e stiamo parlando di farlo diventare importante dal punto di vista numerico, quindi numerico significa numero di clienti, significa ricavi, okay, guadagni, e questo arriva anche grazie al poter vendere a un prezzo sempre più alto il proprio servizio. Okay, quindi il primo step da fare è quello di identificare una nicchia. Okay? Chi di voi lavora già come personal trainer, ha uno studio, lavora in palestra, lavora a domicilio? Alzate la mano, credo più o meno tutti quanti. Ok, perfetto. Il scegliere, okay, il lavorare cercando di identificare un proprio cliente ci permette di costruire tutta una serie di contenuti, okay, che
sono il mezzo attraverso il quale poter far sapere alle persone che noi possiamo essere la soluzione adatta alle loro esigenze, ok? Quindi l'obiettivo del marketing è generare nuovi clienti in continuazione e generarli di qualità. Di qualità significa che sono profilati. Profilati dal punto di vista economico, il cliente personal tendenzialmente è un medio-alto spendente, ok? Se noi lavoriamo per acquisire clienti, perché magari siamo molto forti tecnicamente, okay? Però a livello di marketing, a livello di vendita, in realtà abbiamo delle lacune, va a finire che il momento più importante lo roviniamo, cioè abbiamo fatto un grosso lavoro per portare davanti a noi dei clienti e poi, dato che non sappiamo in realtà gestire bene il momento della vendita, va a finire che dobbiamo sempre vendere a un prezzo che in realtà non è quello che ci compete, ok? Perché? Perché è un servizio di alto valore, è un servizio quindi che si rivolge a un target medio-alto, ok? Anche questo è un passaggio molto importante per costruire il proprio business. Quindi il secondo pilastro è quello di conoscere che cos'è il marketing, ok? Chi è che di voi vuole provare a dare una definizione di marketing? Cos'è il marketing secondo voi? C'è qualcuno che vuole provare a rispondere? Vendere se stessi. Allora, sicuramente vendere se stessi perché di fatto stiamo parlando di un personal branding, no? Abbiamo magari uno studio, ok? Quindi lo studio può avere un nome diverso dal nostro, però in genere è sempre comunque un vendere, no? La propria competenza, la propria autorità, la propria figura, assolutamente. La definizione di marketing in realtà è far sapere, okay, spiegare bene al tuo potenziale cliente perché dovrebbe scegliere te, invece che scegliere qualsiasi altra alternativa che c'è sul mercato, okay? Quindi il primo step è scelgo la nicchia, poi una volta che ho scelto la nicchia devo arrivare a questi potenziali clienti, quando ci arrivo devo sapermi spiegare perché deve scegliere me invece che qualsiasi altra alternativa. Quando anche il marketing, okay, ha raggiunto il suo obiettivo, cioè sono arrivato al mio potenziale cliente e riesco farlo sedere davanti a me, quindi no, arriva il momento in cui tecnicamente, fisicamente, no, è il momento di proporre il mio servizio, ovviamente devo avere delle competenze anche dal punto di vista della vendita, okay? Perché? Perché magari beh, ho fatto tutto questo lavoro, poi arrivo lì, ho paura di questo momento qua, perché non tutti inizialmente sono non portati, perché in realtà non è una questione di essere portati per vendere, okay? Ma di conoscere come si fa a vendere, okay? La vendita è un momento che si costruisce tecnicamente con dei passaggi, okay? Che non hanno niente a che vedere con la parlantina, la predisposizione o l'essere creativi nel proporre le cose, okay? Anche perché noi tecnici, io da tecnico parlo, abbiamo una grossa lacuna, cioè che quella che noi facciamo un sacco di percorsi, tutti i percorsi in realtà che ci sono, spesso sono tecnici e non hanno mai la parte marketing all'interno fatta in un certo modo, ok? Sul territorio ci sono un sacco di scuole di formazione, se siete qua è perché chiaramente nel mondo della formazione ci siete, seguite corsi, eccetera, eccetera, quindi sapete che ci sono tantissimi percorsi, non solo scienze motorie, no? Che anzi per certi versi, io arrivo da lì, ma per certi versi scienze motorie oggi è quella che prepara un po' meno, no? Rispetto ad altre, a questo tipo di lavoro, no? Per cui questi argomenti, marketing e la vendita, non ce li insegnano, il problema non è che non siamo portati, il problema è che non ci vengono insegnati durante il nostro percorso. E se decidiamo di fare il lavoro del personal trainer, dobbiamo per forza impararlo, perché non c'è nessun altro che può lavorare per acquisire clienti e per vendere il servizio al posto nostro, ce lo dobbiamo fare da soli, ok? E anche al giusto prezzo, ok?
Poi c'è il quarto pilastro che ovviamente è il prodotto stiamo parlando della nostra capacità tecnica, che non è meno importante delle altre, assolutamente, quindi quello che sto dicendo non è che se hai le competenze di marketing, hai le competenze di vendita, allora sei un bravo personal indipendentemente dalla parte tecnica, assolutamente no. Okay? Il problema è che queste competenze entrano in gioco a livello di cronologia in questa maniera qua. Okay. Per arrivare a vendere il nostro servizio dobbiamo imparare ad acquisire clienti, attirare clienti, vendere loro il servizio e dopodiché ovviamente per fidelizzarlo la prima cosa è fargli raggiungere i risultati, quindi dobbiamo comunque avere le nostre competenze tecniche. La base di tutto questo è la formazione, come faccio a completare le competenze che mi servono per diventare un professionista completo, quello di formarsi, non c'è altre alternative, okay? Quindi che cosa succede spesso? Cioè, qual è il problema, no, di fabbrica, il difetto di fabbrica che abbiamo noi come tecnici? Che questi argomenti qua li così, no, li teniamo sempre, non è che ci piacciono tanto, okay? Non è che ci piace tanto parlare di vendita, parlare di marketing, anzi. Quando si comincia a dire ma devi imparare a vendere, devi diventare un venditore, cominciamo un po' a dire sì, però io non sono uno che imbroglia la gente, io sono uno puro, io questo lavoro qua lo vivo come una missione per me, eccetera, eccetera. Va bene, però se vogliamo viverci e viverci bene dobbiamo imparare anche tutto il resto, ok? Quindi il primo step in realtà è rendersi conto che il personal trainer nel momento in cui decide di fare questo lavoro cambia un pochino sport, cioè passa dall'essere il tecnico appassionato all'imprenditore di se stesso, ok? Quindi deve continuare a implementare le proprie competenze tecniche costantemente, ok? Però deve anche cominciare a crearsi la propria competenza professionale dal punto di vista del marketing, perché poi posizionamento, vendita sono tutti argomenti che fanno parte del marketing, ok? Fino a qua tutto chiaro, siete d'accordo? C'è qualcuno che... ok, va avanti? Perfetto. A cosa serve quindi il marketing? Cioè qual è l'obiettivo che... gli obiettivi che noi possiamo raggiungere imparando a fare marketing bene, a diventare degli esperti di marketing, perché l'imprenditore è fondamentalmente un esperto di marketing che poi conosce il proprio prodotto, sa gestire la propria azienda, ha in mano i numeri della propria azienda, ok? E quindi il primo obiettivo, okay, del marketing è quello di generare nuovi lead in maniera ricorrente. Allora, cosa sono i lead? Sono i contatti di clienti profilati, ok? Quindi in maniera ricorrente significa costantemente, non che questa settimana ho venduto due pacchetti, sono contento, cerco di mettere in agenda, no, più ore possibili con questa persona per farglieli consumare, poi magari questa persona non rinnova e io mi ritrovo di nuovo senza clienti e quindi a dover ricostruire questo passaggio. Il marketing permette di mettere in ricorrenza la generazione di contatti, ok? Questo non avviene automaticamente, questo avviene grazie alla costanza di alcune attività che noi dobbiamo fare. Come personal dobbiamo metterci in mente che ogni giorno un tot di ore le dobbiamo considerare, le dobbiamo utilizzare per erogare il nostro servizio, per gestire il nostro servizio, ciao, ma alcune ore al giorno devono essere dedicate a creare però il nostro business, cioè in parte lavoriamo nel nostro lavoro, in parte lavoriamo sul nostro lavoro, ok? Perché altrimenti non riusciamo a svilupparlo costantemente. Quindi generare nuovi lead in maniera ricorrente, trasformare questi lead in appuntamenti, ok? Per poter
acquisire clienti dobbiamo prima avere qualcuno davanti a cui vendere lo nostro servizio, ok? Se noi siamo tecnici super preparati, ok? Che continuiamo a implementare la nostra capacità tecnica e poi però non riusciamo a mettere seduto davanti a noi nessuno a cui proporre, a cui vendere il nostro servizio, continueremo a fare dei lavori, tra virgolette, di ripiego, non perché sono meno importanti del personal trainer, ok? Però se ho in mente di fare il personal trainer, chiaramente sto puntando e ho l'ambizione di fare un lavoro diverso rispetto magari a fare l'istruttore di sala o a fare l'istruttore di corsi, ok? Di corsi musicali, che oltretutto quello di corsi musicali ha più vado avanti col tempo e più comincio a avere magari, no, insomma. Se da giovane riusciamo a fare 5-6 ore al giorno di corsi musicali, quando andiamo avanti cominciamo a avere qualche, no, iscrizione, eccetera. Okay? Quindi il passaggio qual è? È quello di qual è il passaggio professionale successivo? È quello di o diventare un formatore di quelle cose o fare il personal trainer, no? Vendere ha un valore sempre maggiore. Allora, vendere ha un valore sempre maggiore ha due significati. Uno, alzare costantemente il proprio listino. Perché poi il marketing insegna e aiuta a non vendere il listino. Il listino è semplicemente lo strumento, okay, che dà valore a in realtà il servizio che noi andiamo a vendere. E quando noi impariamo a vendere il nostro servizio nella maniera corretta con i nostri clienti, poi il listino, il prezzo, diventa una conseguenza, ok? Diventa un qualcosa dove sicuramente abbiamo la necessità di gestire quel cliente dal punto di vista della condizione, cioè se il cliente non può pagare, non ha quei soldi, allora è un conto, ok? Ma se è un cliente che magari è in target dal punto di vista economico e non acquista il nostro servizio, probabilmente il problema è perché non abbiamo gestito bene la parte della vendita, ok? La condizione economica è l'unica cosa che noi non possiamo superare nel cliente, ok? Ma possiamo comunque continuare a fare marketing anche sui clienti che non hanno la possibilità di spendere soldi con noi. Perché? Perché non è detto che tra 6 mesi, un anno cambi questa condizione economica e quindi continuando a lavorare su questi clienti qua, no? Nel tempo la mia lista, il mio database devono crescere perché possono sempre trasformarsi e diventare clienti nel tempo. Il concetto dell'upselling è anche quello di imparare a creare un listino, una strategia di listino dove con i vari clienti ogni volta vado ad alzare il livello del loro acquisto anche, ok? Quindi non solo vendere a un prezzo più alto subito, ma anche continuare a vendere e implementare il livello di servizi che io vendo ai miei clienti, ok? Vendere servizi collaterali, quindi sappiamo bene che per far ottenere dei risultati a determinati clienti, determinati la maggior parte, abbiamo bisogno magari anche di curare degli aspetti che non sono semplicemente l'allenamento, ok? Ma ci sono degli aspetti magari che vanno oltre, legati a quella che può essere le abitudini alimentari piuttosto che la necessità di fare trattamenti e quindi creare anche con altri trainer o altri operatori che lavorano insieme a noi dei servizi collaterali al proprio listino che permettono di aiutare, di contribuire, no, il lavoro che stiamo facendo sul cliente. Quindi lo alleno per ottenere determinati risultati, ma se questa persona si alimenta bene, sicuramente i risultati arrivano prima, arrivano più velocemente. Abbiamo più possibilità di raggiungerli, quindi posso vendere dei servizi che ovviamente danno dei ricavi principali all'operatore che andrà a svilupparli, ma il pezzettino, visto che li ho tenuti lì, lo tengo per me. Quindi sono servizi che danno dei ricavi secondari, okay, rispetto al mio servizio. Fidelizzare i clienti. Fidelizzare i clienti non significa solo fargli ottenere dei risultati. Per fargli ottenere dei risultati dobbiamo essere certi che i clienti frequentino, ok? Quindi si allenino con costanza. E non è detto che il cliente, magari per la sua condizione economica, è in grado di allenarsi con noi 2 volte a settimana, una volta a settimana, ok? Magari
può allenarsi con noi una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, quindi diventiamo delle figure più di coaching che di allenamento vero e proprio, ok? Quindi come facciamo poi a essere certi che queste persone lavorino secondo i piani che gli diciamo? Dobbiamo creare un meccanismo di assistenza, di accompagnamento, ok? A questi clienti che va oltre il momento dell'allenamento, ok? Ci sono delle situazioni, io per esempio ho uno studio PT dove alcuni allenamenti si svolgono una volta alla settimana, ok? Il resto della settimana, il resto dei giorni, queste persone che cosa fanno? Dobbiamo essere sicuri che facciano e seguano le linee guida, le indicazioni che gli diamo noi, perché se poi queste persone dopo quell'allenamento escono, fanno quello che vogliono, dopo un mese magari tornano con una condizione peggiore, ci dicono che il nostro servizio costa tanto e non fa ottenere risultati, ok? Quindi è un nostro compito nel momento in cui acquisiamo un cliente, non limitarci solo a pensare che sia il momento dell'allenamento quello che fa la differenza, ok? Perché poi la maggior parte delle ore non è con noi. Quindi fidelizzare i clienti significa essere certi che facciano quello che noi gli diciamo, assicurarci che frequentino, ok? O la nostra lezione o anche il piano di lavoro che gli diamo, ok? Chi magari ha l'opportunità di lavorare all'interno di una palestra, un personal che ha l'opportunità di lavorare all'interno di una palestra, che spesso dice, ah però se il cliente deve già pagare l'abbonamento e in più il personal. Questo è un vantaggio in realtà, perché se è iscritto in palestra significa che anche un cliente che non ha un potere economico, non può spendere 3, 4, 5 mila euro all'anno per fare due o tre lezioni con noi, ok? Se è iscritto in una palestra può permettersi di fare comunque 3, 4 allenamenti a settimana facendone uno con noi. Okay? E quindi questo è un vantaggio che per il cliente significa poter spendere molto meno, ma essere seguito da un personal trainer. Dobbiamo assicurarci che quei due o tre allenamenti lui venga a fare, li faccia in maniera corretta, segua le indicazioni che gli diamo, okay? E questo permette di far raggiungere poi i risultati ai nostri clienti. Duplicare i clienti. Referral è il sistema di marketing. Okay? Per eccellenza non solo del personal trainer, ma in qualsiasi ambito no, imprenditoriale. I referral, sapete i referral cosa sono? Sono il fatto che i nostri clienti ci portino altri clienti, okay? Che è molto diverso dal passaparola. La differenza qual è? La differenza è che il passaparola è spontaneo. Il referral invece è un passaparola che noi ingegnerizziamo, cioè creiamo un sistema per stimolare i clienti a generare passaparola. Okay? Oltretutto il passaparola spontaneo può essere anche inficiato della comunicazione sbagliata che fa il nostro cliente, perché non è detto che anche allenandosi con noi sia in grado di spiegare fuori che cosa facciamo nella maniera corretta. Okay? Quindi, creare un sistema di referral significa insegnare ai nostri clienti come devono generare, okay, altri clienti, quindi come devono generare un passaparola strutturato, ingegnerizzato. Okay? Qual è il problema a monte, no, di noi personal trainer? È che uno, manchiamo di preparazione in questo, manchiamo di preparazione perché c'è una non considerazione o non diamo importanza all'aspetto marketing, all'aspetto vendita, ok? E questo è conseguenza del fatto che ci formiamo sempre solo tecnicamente, che tutti i percorsi che noi facciamo dal punto di vista tecnico non spiegano, non stimolano comunque anche ad acquisire questo tipo di competenza, ok? Avendo fatto l'ISEF, quando sono uscito dall'ISEF, ovviamente mi sentivo il paladino del benessere, okay? Colui che doveva fare il samaritano nei confronti dei clienti, dove l'unica cosa era farli stare bene, e se parlavamo di guadagnare dei soldi, chiedere soldi, no, eri una brutta persona, okay? Questo è un problema di base. Oggi il mercato che c'è impone anche a
chi vuole fare il personal trainer di acquisire questo tipo di competenze. E i percorsi di formazione, scuole di formazione non aiutano e non supportano questo tipo di competenza. Okay? Quindi il fatto di però io non sono portato per la vendita, non è quello, non è questo l'errore che dobbiamo fare. Okay? Il vero pensiero è ok, non lo so fare, non me l'hanno mai insegnato, non lo so fare, se me lo insegnano, dopo lo so fare. Okay? E questa è la vera differenza tra il saper vendere, saper fare marketing e non saperlo fare. Non esiste quello lì c'ha la parlantina, no, adesso immagino che cioè, le situazioni che si vivono sono sempre quelle, no? Ci sarà qualcuno che lavora in una palestra dove c'è il trainer che noi indichiamo come senza competenze, che fa fare i lavori di merda, che non è capace di allenare, però ha un sacco di clienti perché è bravo a raccontargliela alla gente, no? Ok? Allora noi da cosa prendiamo le distanze? Dal fatto che quello lì è bravo a parlare con la gente. Non serve essere bravi a parlare con la gente, bisogna essere bravi tecnici e lui è un imbroglione perché racconta le cose. È il contrario. Pensiamo a noi, se riteniamo di essere quelli bravi con le competenze, immaginiamo quanti clienti potremmo avere, no? Se imparassimo a fare marketing e comunicazione invece che lasciare questa parte a chi è incompetente. Okay? Quindi, riaprire, rivedere un po' le proprie convinzioni, le proprie idee su questo tipo di attività, su questo tipo di competenza è importante, ok? Perché poi dopo siamo noi che ne paghiamo le conseguenze. Secondo problema è mancanza di contenuti. Mancanza di contenuti significa che se io non ho un focus, cioè non ho un posizionamento, non ho una nicchia alla quale rivolgermi in maniera chiara, non è che non ho contenuti nel senso che non so di che cosa sto parlando, non ho contenuti nel senso che a chi mi rivolgo? Come faccio a parlare ai potenziali clienti se in realtà non so qual è il mio cliente? Come faccio a costruire una comunicazione mirata? Ok? Per capire questa cosa dobbiamo entrare nel dialogo dei nostri potenziali clienti, no? Allora, noi da tecnici cosa facciamo? Quando creiamo contenuti anche per esempio online, eccetera, creiamo sempre contenuti tecnici, no? La prima cosa che facciamo, la prima cosa che ci interessa è devo scrivere delle cose importanti, tecniche, eccetera, perché non devo fare la figura di merda, tra virgolette, col mio collega, no? Cioè il pensiero è se mi legge un altro personal, non devo sembrare uno che non sa dire le cose. Il problema è che il personal non è il nostro cliente, ok? Il nostro cliente, se noi parliamo tecnicamente, non ci sente. Perché? Perché non è il problema che si pone lui. Cioè, il nostro potenziale cliente, quindi, non so, maglietta Pilates, immagino, ok, se apro un centro Pilates, sono focalizzato, so in che mondo sono, so quali sono i problemi che posso risolvere, ok? Quindi il nostro potenziale cliente alla sera quando va a dormire non è che si chiede, oh, speriamo che qualcuno domani mi dica esattamente come si fa lo squat. Non è questa la domanda che si fa. La domanda che si fa è, oh, speriamo che prima o poi qualcuno mi aiuti a sistemare sto culo che mi sta cadendo. Okay. Quindi i nostri contenuti devono partire dal rispondere alle domande che il nostro cliente target si fa tutti i giorni. Per quale abbiamo la necessità di identificare un target e cominciare a creare risposte alle domande che questo target si fa? Se no, non entriamo nel loro dialogo mentale e i nostri contenuti possiamo stare a scrivere ore e ore tutti i giorni, okay, che avremo i like dei nostri amici, i like dei clienti che ci stanno simpatici in palestra, ma nessuno che ci scriverà un nome, un numero di telefono e una mail per dire senti, io ho capito che tu sei la persona che fa per me. Possiamo sentirci? Ok? Poi in realtà questo lo dobbiamo stimolare noi. Però l'importanza di targetizzare e rendere sempre più specifico la nostra comunicazione è perché altrimenti nessuno ci ascolta. Ok? E soprattutto dobbiamo parlare come mangiamo. Ok? Quindi non tanto. In maniera semplice, ok? Altrimenti non ci sentono.
Mancanza di percorsi formativi, quindi non ci sono percorsi che, specifici che preparano a diventare degli esperti di marketing, di vendita, okay, di generazione lead, eccetera. O meglio, non c'erano fino ad oggi, oggi ci sono io, quindi problema risolto. No. Decisione è diventare un professionista del settore. Okay. Siamo già professionisti dal punto di vista tecnico, perché è fuori discussione, no? Ormai, a parte, vabbè, casi rari, io giro tanto, vado in tante palestre, vado in tanti studi PT, faccio formazione per un franchising di studi PT che ha 80 centri in Italia oggi, eccetera, e difficilmente mi capita di vedere persone, trainer non preparati tecnicamente, ok? Oggi l'offerta dal punto di vista tecnico è altissima, ci sono delle scuole che sono davvero di alto livello, anche lì ovviamente più uno investe più ha no, percorsi di alto livello, per cui il problema non è tecnico, il problema è che manca un altro pezzo. Diventare un professionista significa completare le proprie competenze, okay, dal punto di vista professionale, o lavoro per qualcun altro. Quindi sto lì e aspetto che qualcun altro mi metta lì i clienti, e questo è il lavoro di istruttore, ok? Oppure se voglio fare il personal trainer, non posso dire, però quella stronza della reception mi ha venduto un pacchetto di pittini anche oggi. La reception non c'entra niente, perché non è in grado di venderlo, non è in grado di parlare con un cliente, capire le esigenze, dare delle risposte, no, alle esigenze dei propri clienti. Ci vuole un tecnico, dobbiamo vendercelo da solo, ok, il servizio, non ce lo può vendere nessuno. Quindi, dal momento in cui avete deciso di fare il personal, avete deciso di fare questo. Siete diventati imprenditori di voi stessi, indipendentemente dal fatto che lavorate all'interno di una palestra, a domicilio, piuttosto che uno studio per conto vostro, ok? Anche se lavorate all'interno di una palestra, ve lo dovete costruire da solo il vostro business. Non aspettate che ci sia qualcuno che ve lo passa. Se no siete sempre lì con quei pochi contatti, a mangiarvi tra di voi, tra i personal, oltretutto contatti che magari arrivano perché alla reception hanno venduto le tre lezioni scontate, no? Per far provare il servizio senza però fargli ben capire che stava provando un personal, ma dicendogli guarda che se compri questo, okay, ti faccio provare tre lezioni, poi dopo tranquillo direi che ti fa la scheda, perché no, in Italia sembra che tutto, cioè il mondo dell'allenamento giri attorno alla scheda, okay, che è una palla al piede che ci siamo creati noi, perché negli altri mercati non esiste la scheda, cioè esiste il trainer o il cliente che si allena da solo o il trainer che conosce i programmi di quel cliente e sa che cosa deve fargli fare. La scheda è una roba che ci siamo inventati noi e che fondamentalmente non ha mai fatto la differenza. Quindi marketing è saper spiegare a quel cliente perché deve comprare da noi invece che da altri, piuttosto che non fare niente. Quindi quando noi riusciamo a no, intercettare le esigenze dei nostri clienti target e questa persona ce l'abbiamo davanti, dobbiamo capire a che punto è. Quindi, per esempio, facciamo una via, facciamo un'anamnesi, eccetera, eccetera, e gli diciamo, bene, tu oggi sei qua, ok? In funzione delle scelte che fai, questo è un passaggio della vendita, tu puoi o scegliere di non fare niente e ti dico dove sarai tra un po', oppure scegliere delle soluzioni economiche, ti dico cosa succederà, oppure cominciare a fare qualcosa per la tua salute, per migliorare la tua performance, per quello che è il tuo obiettivo, ok? Scegli tu quale delle tre soluzioni preferisci, perché se tu preferisci stare lì e tra 10 anni, ok, rischiare di avere diabete perché hai 30 anni, sei in sovrappeso, hai un metabolismo che è fermo, eccetera, eccetera, sappiamo tutti che tra 5-10 anni no, tu sarai ipertesa con diabete e cose del genere, però scelta tua. E questo lavoro lo dobbiamo fare così, cioè la vendita passa attraverso la verità spiegata molto bene ai nostri clienti, ok? Per quello che la dobbiamo fare noi, non la può fare la reception. Quindi dobbiamo spiegargli perché deve comprare da noi, quindi questa è la soluzione, ok? Questo è quello che devi fare. Possiamo farlo insieme attraverso questo modo di allenarci, questo modo di raggiungere l'obiettivo, quindi cosa faccio per te, come ti accompagno, eccetera, eccetera, okay? E
spiegargli perché questo è diverso da tutte le altre soluzioni che ha provato fino ad oggi o potrebbe provare al posto nostro se la sua decisione si baserà su magari risparmio economico o cose del genere. Dopodiché, la vendita non è convincere le persone a comprare, noi non possiamo cambiare le decisioni che le persone vogliono prendere, ok? È una chimera, quello che è bravo a vendere è bravo a convincere la persona a comprare. No, noi possiamo far capire alla persona che cosa ha bisogno, quali sono le scelte che può fare, che cosa succede in base alle scelte che può fare, dopodiché la scelta è della persona, è del cliente, ok? Quindi da lì poi la nostra vendita si basa sul far comprendere e far rendere consapevole la persona del percorso adatto. Non è divento bravo a vendere il pacchetto da 10 invece di quello da 5 perché sono quello che c'ha la parlantina. Non è quello, ok? Quindi, dall'altra parte è importante eliminare tutte quelle che sono i motivi per cui normalmente un cliente non compra. Allora, uno, la vendita è una cosa sporca e che non mi riguarda. Già se partiamo lì, ovviamente no, abbiamo finito di fare questo lavoro perché non ci mettiamo nella condizione di imparare a vendere, imparare a fare questo lavoro. Due, qua il PT non si vende perché la mia città è diversa, la gente è chiusa, la gente è strana, ok? La gente è uguale dappertutto. Cambiano le situazioni ambientali, cambia magari le risposte che le persone hanno rispetto ad alcune attività di marketing, da alcune parti funziona più online, altre parti devi andare tu, da altre parti, ok? Però le persone, non esistono le persone o le città strane, no? Io faccio formazione da Bolzano alla Sicilia, ogni volta che entro in un centro nuovo, la prima cosa che mi dicono è: allora, tu non sei del posto, no? Quindi adesso ti spiego. Il problema è che qui le persone sono un po' chiuse, non sono come dalle altre parti, ma veramente però qui è così, eh? E questo me lo dicono, ripeto, da Bolzano a città grosse comprese, ok? Quindi capite che è una di quelle motivazioni che noi ci diamo per giustificare il fatto che non riusciamo a ottenere determinati risultati, ok? In realtà il problema è che non facciamo le cose correttamente prima. Il marketing serve a fregare la gente? No, il marketing non serve a fregare la gente, ok? Quello che frega la gente è le promesse che poi non possono essere mantenute, ok? La promessa di quando una persona si iscrive in palestra e la venditrice gli dice: guarda, se ti iscrivi qua ti assicuro che il nostro istruttore ti seguirà benissimo perché noi seguiamo tutti benissimo, ok? Questa è una informazione non corretta, perché quando alla sera ti trovi con 60 persone in sala attrezzi e due istruttori, ditemi che dov'è il servizio, ok? Va a finire che l'istruttore deve fare il bagnino, cioè sta attento che nessuno affoghi sotto al bilanciere e diventa quello antipatico che deve far mettere via i pesi, punto, ok? E fare schede personalizzate solo perché prende le schede, le riscrive uguali a tanti altri e ci cambia il nome è personalizzato, il resto della scheda più o meno è sempre quello, no? Cioè, andiamo a lavorare, quindi era quella, no? 3 sere da 10, 3 giorni, muscoli, ok. Marketing uguale a promozioni? No, ok. Imparare a fare marketing non vuol dire imparare a fare le promozioni, a fare gli sconti, a fare le cose creative, ok. Imparare a fare marketing significa imparare a fare le campagne, cioè quando io ho il mio target, creo delle campagne, creo delle iniziative, creo delle attività che attirano il mio pubblico target. E ribadisco, lavorare sul pubblico target non significa escludere e non allenare più gli altri. Perché se io divento bravo, per esempio, o mi specializzo, mi focalizzo nella release form, nel body recomp, in queste cose qua, e arriva la signora che in 3 mesi gli cambio la taglia, la sistemo. Poi io diventerò talmente bravo per lei che se il marito va di schiena me lo porterà anche se io sono lo specialista del body recomp, perché c'è l'effetto aureola, no? Quando io divento importante per un cliente perché gli faccio ottenere dei risultati, divento un santo a tutti gli effetti, quindi qualsiasi problema io poi sono in grado di risolverlo, ok? Quindi l'attività
di marketing è legata al creare campagne, non a fare promozioni o a vendere il listino o a fare queste cose qua. Io lavoro bene, quindi la gente arriva da sola. No, la gente non arriva da sola, ok? Per alcuni motivi, uno dei quali è la concorrenza. Non siamo gli unici bravi a lavorare sul mercato, ok? Quindi se lavoriamo in un contesto dove il mio collega è altrettanto bravo, ma lui è bravo anche a fare marketing nella maniera corretta, io non lavoro, ok? Quindi la gente non arriva da sola. Quelli che hanno tanti clienti, perché sono bravi a crearli. Poi nel tempo, ok? Il tempo ovviamente, l'esperienza, ma prima di ogni cosa i risultati, perché poi i risultati diventano lo strumento di marketing più forte che abbiamo a disposizione. Allora posso anche creare o pensare che comincino ad arrivare da soli, ma devo sempre comunque stimolarla, generarla e continuare a lavorare sulla mia autorità. Niente si vende da solo, ok? Non ci sono palestre, centri, non c'è niente che si vende da solo, ok? Quando sento quella palestra qua, guarda, la si vende da sola, no. Tecnici ha venduto da solo le macchine perché ha pensato che no, ok, ma la palestra non si vende da sola. L'errore più grande è pensare che il marketing e la vendita siano convincere le persone a comprare. Questo non c'entra proprio niente, ok? O che il marketing sia qualcosa di creativo fatto nel vuoto, assolutamente no. Se noi non abbiamo delle persone a cui parlare, il marketing è creativo, però è nel vuoto, cioè non serve a niente. E finché non siamo un marchio forte, riconosciuto, la creatività non si abbina con niente, ok? Cioè, la Coca-Cola e la Apple possono fare pubblicità creative, perché tanto sono lì e l'emozione rimane abbinata al marchio. Ma se noi non siamo un marchio, non saremo mai un marchio riconosciuto dalla gente, ci conosceranno i nostri clienti. Okay? Quello del personal è un marketing geolocalizzato. Okay? Quindi vuol dire che è un marketing, io devo diventare il più famoso nella mia palestra, non posso avere l'ambizione di diventare il più famoso del mondo, okay? Perché dovrei andare in realtà su un altro livello, su un altro mondo, dentro un altro mondo che è quello dell'online, dove rischio di essere massacrato, ok? Perché basta che mettono lì Ibrahimovic e Diletta Leotta con le robe attillate e un'applicazione nata il giorno prima, dove ci hanno investito milioni di euro per pagare questi due, diventa l'applicazione per i personal trainer. E noi, che magari facciamo la nostra applicazione così, siccome non abbiamo soldi da investire, non ci vede nessuno, perché nell'online è quello, ok? Funziona così. Oppure ancora che per vendere bisogna essere portati, ok? Il fattore C, cioè il culo e la parlantina non hanno nessuna importanza in questa situazione. La vendita si impara. Come si impara a portare il cliente dalla situazione iniziale al suo obiettivo finale? Stessa cosa vale per la vendita. È un percorso che a step facciamo vivere al nostro cliente per farlo arrivare a capire perché deve comprare da noi. Okay? Poi la scelta rimane sempre solo sua. Quindi il marketing professionale con l'obiettivo quello di collezionare dati di contatto dei potenziali clienti, fissare degli appuntamenti, vendere il servizio, creare un customer care efficace e, una volta che abbiamo fatto ottenere i risultati, duplicare i clienti grazie al fatto che abbiamo fidelizzato i nostri clienti. Okay? E questo è il marketing. Schematizzandolo, queste sono le cose che noi dobbiamo costruire. Quindi ci sono tre fasi importanti che sono prima di cosa? Prima di vedere il cliente davanti a noi, prima di vendergli il servizio. Poi c'è il durante, quindi le abilità che ci servono per vendere il nostro servizio. E poi c'è il dopo, cioè come facciamo a tenerci il cliente e duplicare i contatti, ok? Io non ho l'orologio, date voi i tempi, ok? Perfetto. Quindi, velocemente passaggio per passaggio. Il primo passaggio è creo il mio posizionamento specifico per distinguermi dalla concorrenza. Quindi scelgo una nicchia, scelgo un target. Allora, se voi lavorate già, se avete già un database di clienti, okay.
analizzare se non avete già un posizionamento, no, un focus specifico. Per analizzare in maniera spontanea qual è il mio posizionamento, devo prendere il database dei miei clienti e dividerli in liste. Ma liste del tipo, banalmente, uomini, donne, fasce d'età. Ok? E magari vado a vedere, analizzando così, che il 70% della mia clientela sono donne tra i 40 e i 50. Ok? Significa che quello che faccio probabilmente, no, interessa a quel target. E quindi comincio a focalizzarmi su lì. La cosa sbagliata è investire tempo, denaro, se investiamo del denaro, perché poi il marketing, qui magari c'è una notizia poco bella, per fare marketing bene, per acquisire clienti bene, bisogna spendere dei soldi, cioè i clienti in realtà prima li compro, okay, e poi gli vendo qualcosa. Nell'online funziona così, cioè non sperate di fare lead generation online facendo foto, video, senza metterci soldi e fare delle campagne lead acquisition. Cioè, questo toglietelo dalla mente. Ma non perché uno non è bello, non è bravo, non fa i video belli, ma perché funziona così. Cioè, Facebook per anni, okay, ha fatto gratis per creare database, adesso ti dice io ho il database, vuoi dei contatti? Non c'è problema. Metti lì i soldi, chi è che ne mette di più? Voi tre, siete, volete lo stesso cliente? Tu quanto metti? 5 euro, tu 10, tu 15? Il cliente lo dà lei, punto, finisce. Funziona così Facebook, eh? Cioè, non ci sono altre cose, quindi creo il mio posizionamento specifico. Se avete già clienti, analizzo quello. Se non avete clienti e voi avete, no, un canale, cioè se io ho studiato Pilates, arrivo dalla danza, faccio Pilates, ovvio che il mio posizionamento è quello del Pilates, e quindi postura, tutto quello che ci sta. Una volta che io ho identificato questo, attivo dei sistemi a risposta diretta per collezionare dati di clienti. Cosa significa? Significa che io non so se qualcuno di voi ha mai investito dei soldi su Facebook per fare post sponsorizzati piuttosto che, ok, quando investo dei soldi aumenta la visibilità, quindi arrivano i like, arrivano le cose. Qual è il passaggio dopo? Cioè, il passaggio importante? Il passaggio importante è questo. Fare una sponsorizzata è un sistema a risposta diretta che ha come obiettivo quello di collezionare dati. Cioè, se io faccio un post sponsorizzato, ok, dico, parlo al mio target e gli dico: bene, tu sei quella che al mattino si alza e ha sempre il problema alla schiena e si incazza come una bestia perché non riesce a lavare i denti. Ok, sappi che non è colpa tua. C'è qualcosa che probabilmente lo stai facendo. Se vuoi sapere che cosa, scarica qui, attiva qui, chiedimi qua, cioè ci deve essere quella che tecnicamente si chiama call to action, ok? Quindi la spinta a fare qualcos'altro. Quel qualcos'altro è scaricati l'ebook che ho scritto, perché se sono l'esperto di quell'argomento faccio un ebook che in questo caso significa scrivere 3-4 pagine che spiegano molto semplicemente quello che faccio, ma in quel caso lì è un magnete, okay, si chiama lead magnet, che spinge la persona a dire: ok, voglio questo ebook, clicco lì, ovviamente clicco lì, non è che ti arriva l'ebook, clicco lì, viene fuori la cosa che ho scritto, lasciami il tuo nome e la mail, perché te lo spedisco, ho acquisito il contatto ed è un contatto in target, perché ha deciso di scaricare quel contenuto di quell'argomento specifico. Okay? Quindi a risposta diretta significa che qualsiasi cosa faccio, online o offline, ci deve essere la cosa che è finalizzata a prendere contatti, finalizzata a lasciare il tuo contatto, ok? Il prendere contatti è fondamentale. Se io parlo con 1.000 persone, ma poi non mi sono portato a casa un nome o un numero di telefono, che sia online o che sia dal vivo, non sto lavorando sulla base del mio lavoro, ok? Quindi attivo sistemi a risposta diretta, colleziono dati di contatto. Quando ho questi dati di contatto, cosa faccio? Follow up. Qual è il follow up automatico? Cioè, c'è un'attività che piaccia o no, bisogna fare quando si arriva a questo punto. L'email marketing serve per tenere il cliente in contatto con noi, eccetera. Ma nel momento in cui io acquisisco dei dati di contatto, ok? Quindi dati di contatto significa numero di telefono, e possibilmente l'email. Cosa che devo fare? Qual è il follow up automatico? Una cosa.
prendere il telefono, fare il numero, se non volete voi, non ce la fate voi, se prendete un cristiano che vi capita davanti, lo formate, gli date e lo mettete lì a telefonare i vostri contatti. Il follow-up automatico, una volta che si è generato il contatto, è ti chiamo e ti chiedo quando ci vediamo. Facciamo una call online inizialmente, ti invito in palestra, ti faccio una lezione di prova, qualsiasi cosa, ma dobbiamo trasformare un contatto in un appuntamento. Ed è importante anche la velocità, ok? Perché è importante la velocità? Mi arriva il contatto, io dopo 5 minuti alzo il telefono e lo chiamo. Perché se questa persona era lì a cercare questa cosa qua, ripeto, nell'online non è che sia solo noi, ci sono migliaia di soluzioni e il problema è che il nostro servizio sul web lo forniscono gratis e ci sono milioni di proposte. Quindi l'altra domanda a cui dobbiamo rispondere è perché una persona dovrebbe pagare per qualcosa che sul web ha gratuitamente? Ok? È questo il motivo. Perché se entriamo nel dialogo mentale della persona, cioè i contenuti, quando noi creiamo i contenuti e una persona non casualmente li legge, perché se facciamo una campagna online, per esempio, che cosa facciamo? Noi profiliamo il target al quale vogliamo che questa campagna arrivi, non è che va nel web così, ok? Diciamo, guarda che io voglio che donne di 40-50 anni che sono residenti in questa zona, la campagna è targetizzata, geolocalizzata, non sul loro profilo, che poi spesso i web agency fanno queste cose qua. Cioè, vi profilano le cose sui dati che ci sono dentro alla pagina Facebook dei clienti. In realtà i dati e la geolocalizzazione si fa sui device, ok? Addirittura Facebook ha un livello di localizzazione che permette di dire che la vostra campagna volete che arrivi a tutti quelli che ci sono nella stazione dei treni di Milano dalle 5 alle 6 del pomeriggio. Okay? Quindi tutti i cellulari che ci sono lì in quella zona, okay, sono le persone che nel loro profilo di Facebook, nel loro device, vedranno la vostra promozione. Okay? E questo spesso le web agency non lo fanno, non lavorano in questa maniera qua, ok? Ci sono dei professionisti che lo fanno. Creo i dati di contatto, follow up automatico, quindi alzo il telefono, cerco di fissare l'appuntamento per mettermi la persona davanti. Quando ce l'ho davanti, arriva il momento in cui devo vendergli il servizio, ok? Quindi devo essere preparato, abile a gestire il momento della vendita. Perché se mi manca, sono bravo qua e poi mi manca il pezzo della vendita, mando tutto di nuovo a quel paese. Okay? Che non è che sei arrivato qua il cliente ha già deciso di comprare. È arrivato lì e dice: tu potresti essere, da quello che ho capito, la persona adatta a risolvere i miei problemi. Vediamo se è davvero così. Ok? Quindi poi c'è la parte del durante che può essere gestita in tanti modi, ok? Che però dobbiamo preparare, dobbiamo essere bravi a gestire. Dopodiché diventa cliente oppure non diventa cliente, non importa, anche chi non diventa cliente oggi, se il problema è la sua condizione in quel momento perché ha dei problemi familiari, economicamente è un momento complicato. Non è che se non diventa cliente oggi non lo potrà mai più diventare nella vita. Quindi dobbiamo continuare a fare marketing anche su di loro. Quindi, per esempio, l'email marketing è un modo per il cliente al quale non abbiamo ispirato fiducia in quel momento, magari continuando a tenerlo vicino, riusciamo a costruire questa fiducia più avanti nel tempo, ok? Diventa nostro cliente, follow up automatico per creare upselling, quindi per far sì che questo cliente nell'arco del tempo continui a comprare servizi sempre più costosi da noi o comunque più lunghi, quindi upsellare il proprio servizio, fare cross-selling e anche ottenere testimonianze e referenze. Referenze sono contatti di altri clienti, testimonianze sono quella cosa che poi a un certo punto diventa lo strumento più potente per, no? Far sì che la persona indecisa decida di acquistare il nostro servizio.
Perché? Perché le persone ovviamente tendono a fidarsi di più di chi ha già investito, ci cioè ha già messo la faccia, ha già rischiato, e nonostante questo, quindi nonostante ci pagano, vanno in giro a parlare bene di noi. Ok? Quindi consiglio, no? Se lavorate già, se avete già clienti, testimonianze dei clienti, fate un libro delle testimonianze, stampatelo con le facce dei vostri clienti e consegnatelo a tutti quelli che vi chiedono informazioni e che vogliono sapere che cosa fate e perché dovrebbero comprare da voi. Ok? Perché hanno un effetto impressionante questa cosa nel far fare quel passo, nel far decidere la persona di acquistare da voi. Ok? Questo è lo strumento più importante, cioè tutto il marketing che si può fare, se impariamo a fare questo, possiamo anche pensare di non investire soldi in altre attività di marketing. Okay? Quello dei referral è il canale più potente che noi abbiamo a disposizione. Ricordandovi che non è passaparola, quindi non deve essere spontaneo, okay? Perché quello spontaneo è quel contatto che può arrivare con delle informazioni sbagliate o con le informazioni del tipo: ah, il mio amico mi ha detto di venire qua, mi ha detto che gli hai fatto lo sconto e quindi se vengo da te faccio lo sconto. Ok? Questo è il passaparola. Cioè, non sappiamo che cosa dice la persona, non sappiamo se questa persona, il nostro cliente, è in grado di spiegare quello che facciamo. Ok? Quindi magari c'è un potenziale cliente. Questo gli spiega in modo suo che non sa come spiegargliele bene, distrugge, okay, un potenziale cliente. Quindi noi dobbiamo ingegnerizzare questo meccanismo e istruire i nostri clienti. Quindi quando noi abbiamo a che fare con clienti che hanno ottenuto risultati o anche in fase di acquisto del servizio, dobbiamo dire: guarda, che adesso tu hai la possibilità di, quindi un incentivo per loro, okay? Gli spieghiamo che quello di portare delle persone o avvicinare delle persone all'attività fisica insieme a noi è un loro dovere. Noi non dobbiamo cercare, i referral non sono dammi i nomi dei tuoi amici che potrebbero essere interessati a iscriversi. No, cioè tu vuoi bene a tua moglie, ok, lo sai che anche lei tra 10 anni si fa una vita di merda, si comporta male a livello alimentare, non fa movimento, eccetera. Tra 10 anni tu potresti magari star bene perché ti alleni e lei potrebbe non farcela fare le cose che fai tu. Quindi è un tuo dovere, ok? Le persone che vuoi bene, le persone che hai vicino, cercare di fargli fare delle cose che gli permettano di vivere un futuro, una vita migliore, ok? Questo è il concetto di referral. Quindi non portarmi chi ha in mente di fare attività fisica. È un altro meccanismo. Poi ci pensiamo noi a spiegargli e no, perché dovrebbe iniziare a fare un certo percorso. E sai come devi fare? Usa questo materiale qua per spiegargli cosa facciamo e creiamo noi del materiale che spiega quello che facciamo. Diciamo, dagli questo. Okay. E se poi è curioso di capire, questa è la cartolina, gli dici di compilarla, di ridartela, tu me la porti e li chiamiamo noi. Funziona così il referral. Poi è ovvio che nella mia parte di assistenza al cliente gli do un tempo per fare questo lavoro, gli sto dietro, lo ricontatto, glielo richiedo, okay. Quindi c'è un lavoro importante. Quello che dicevo che in realtà entrare dentro al dettaglio del sistema ci vogliono giorni, giorni, giorni di formazione, giorni di contenuti. Serve preparare il cliente e generare i referral, quello che stavamo dicendo, materiali, libro delle testimonianze, ok? Perché il libro delle testimonianze è un altro materiale che do al mio cliente e gli dico: guarda, dallo a tua moglie e digli di leggere, no, le testimonianze di tutte le clienti come lei che sono venute qua e che stanno ottenendo dei risultati. Okay? Non ti devo far sentire solo, cioè non sei l'unico che sta rischiando di. Hanno già fatto altri e i risultati sono questi. Una domanda al volo, ci Sì, serve un piccolo bonus, nel senso un incentivo? assolutamente sì, Ti regalo una lezione, una seduta, un paio. cioè. Nei referral è uno dei passaggi fondamentali, cioè devi mettere l'incentivo. Perché? Perché tu gli spieghi che per noi è talmente importante quello che tu fai in questo senso che ci sentiamo in dovere di riconoscerti una lezione gratuita, una, ok?
Perché è importante? E te lo spiego, no? Marketing è verità detta bene. Perché questo servizio non possiamo pubblicizzarlo, non è per tutti, è per persone come te che vogliono arrivare a determinati risultati, che vogliono impegnarsi a farlo, e quindi il nostro marketing lo facciamo attraverso i nostri clienti. È per questo che te lo stiamo proponendo. Quindi va spiegato perché noi chiediamo il referral, lavoriamo in referral, e va incentivato, assolutamente. È un elemento fondamentale l'incentivo, no, nei referral. Perché, voglio dire, l'essere umano di base non muove la coda. Noi per lo niente. Facciamo di base, ma capire fino a che punto uno si potesse spingere o meno, uno fino a un paio di sedute, la scelta, così vediamo. Sì, sì. Ovviamente non svendere proprio il prodotto, ma dargli. Esatto. Il consiglio è non promettere gli sconti. No, cioè, ti regalo una lezione, ma che continua a valere 50 euro. Esatto. Ok. Ci deve essere anche il premio per il cliente nuovo, cioè, e siccome lui è un tuo amico, io ne regalo una anche a lui. Ne regalo una, a lui gli faccio uno sconto iniziale sul primo pacchetto, ok. Però devo dare importanza a entrambe le situazioni, assolutamente. Come creare il proprio business? Quindi, uno, decidere di diventare un professionista anche nel proprio marketing. Due, iniziare a studiare facendo percorsi strutturati per acquisire queste competenze. Banalmente, cioè, cominciate a prendere, anche se i libri sul marketing e la vendita, anche lì ci sono mille teorie, ok? Quindi ci sono quelle giuste, quelle sbagliate, quella a seconda di uno, quello in cui crede e la filosofia che segue. Però banalmente, davvero, comprando un libro, cominciando a comprare un libro sul marketing e sulla vendita, intanto, no, si cominciano a... Beh, poi voi avete ricevuto il libro, no, Personal Trainer Marketing, che vi hanno dato quando avete fatto, ok. Chiaramente in maniera un pochino più esplosa va a entrare un po' più nel dettaglio di queste cose che ci siamo detti. Applicare le competenze acquisite. Questo è forse il passaggio più difficile e importante rispetto agli altri due. Cioè, studiare e poi andare sul campo e dire vabbè, però io adesso non ho tempo di fare quelle cose lì. È come non studiare, cioè studiarle e basta, la teoria e basta, non serve a niente, ok? Raccontare la filosofia del quello che è la nostra missione, non serve a niente se poi dopo noi facciamo queste cose, il giorno dopo andiamo sul campo e siccome è difficile, vabbè, fa niente, dai, erano stronzate, tutto sommato, e vado avanti a fare quello che faccio, fatica, ok? Imparare ad avere pazienza e costanza, cioè i risultati. Il diventare un'autorità, diventare un trainer riconosciuto nel vostro ambiente in cui lavorate, non è una roba che adesso provo questo mese quello che ci hanno detto e poi se non funziona, cioè, ci vogliono anni per diventare dei marchi, cioè nella nostra palestra, per essere il personal che quando una persona pensa a un personal, vede la vostra faccia, ok? Quando succede questo, allora vuol dire che stiamo cominciando a ottenere risultati, ok? Il brand, in realtà il brand, cioè che cazzo vuol dire il brand? Brand, la Coca-Cola è il brand, noi non siamo un brand. Il brand è quando una persona pensa a una categoria e parla di un prodotto. Cioè quando io penso che voglio una bibita gasata al gusto di cola e dico voglio una Coca-Cola. Non dico al ristorante vorrei una bibita gasata al gusto di cola, ok? La bibita gasata al gusto di coca è una categoria e ci sono 100 prodotti al gusto di cola, però noi abbiamo, diciamo, Coca-Cola perché? Perché ha creato il brand, ok? Questo è essere. Quando noi nella nostra palestra o nella nostra zona o nella nostra città abbiamo persone che devono andare a fare Pilates e pensano a e pensano a Monica è diventata un brand, ok? Finché dicono devo andare a fare Pilates, vediamo se alla palestra da 19 euro fanno il corso di Pilates, vado a fare il corso di Pilates a in mezzo ad altre 70 persone, ok? Allora, lì vuol dire che la persona mette la categoria ma non ha nessun brand. Però questa è la persona che se noi lavoriamo con i contenuti, ok? Quindi è quella che va a cercare, eccetera, eccetera, arriverà, se noi investiamo, se noi facciamo, se noi creiamo contenuti specifici, arriverà sui nostri contenuti prima o poi, ok? E questo deve essere fatto
tutti i giorni. Allora, abbiamo finito, io vi lascio due riferimenti. Io ho un gruppo chiuso, quindi dove ci sono dentro solo personal trainer, okay, che si chiama Pirovano Personal Club, dove bisogna fare la richiesta ed essere accettati da me. C'è una piattaforma che si chiama Pirovano Personal Club, dove c'è un blog, ci sono dei video free che continuano questo discorso. In realtà poi c'è una piattaforma e-learning, quindi una sorta di Netflix della formazione, dove tutti i mesi vengono create 4-5 lezioni di marketing da un'ora, ok? Però questa è una piattaforma membership per chi vuole entrare. Sullo stesso sito, andando su Attiva Membership, c'è iscriviti alla membership free, che è quella che permette di ricevere contenuti, mail su argomenti marketing. Poi, non so se vi è già stato comunicato, non credo, a ottobre a Saronno e a novembre a Roma faccio 2 giorni di corso, è lo stesso che viene ripetuto, si chiama Il superpoteri del personal trainer. Qua ho usato Photoshop per allargare la foto, no scherzo. E oltretutto, chi non chi ha partecipato a Funzione in Azione, ma chi ha partecipato a questa sessione, ok, ed è interessato, riceverà una proposta diversa dagli altri, sostanzialmente. Il corso, prezzo vero, okay, quello che viene venduto è a 3,49, viene riservato a 199 per chi volesse partecipare. Sono 2 giorni dove entriamo proprio a livello pratico, cioè vengono dati contenuti pratici, quindi dopo quei 2 giorni lì uno va e sa che cosa deve fare. Okay. Quindi poi adesso, se qualcuno è interessato, può o scrivere a me o comunicarlo, questa è la mia mail. Chi mi scrive, poi io avrò l'elenco dei partecipanti e se li vedo dentro vi rispondo. Ad ogni modo, poi anche le informazioni sul corso, comunque se fate l'iscrizione a quella a membership free, che fondamentalmente è quella che permette di ricevere email, di avere tutte il calendario delle iniziative, eccetera, poi ricevete anche informazioni sul corso. Se volete farmi domande anche nei giorni prossimi, scrivetemi tranquillamente, io vi rispondo, magari non nell'immediato, ok? Se ci sono domande invece adesso, non so che come siamo coi tempi. Dobbiamo fine. Ok, va bene. Allora ragazzi, grazie, vi ringrazio.